Un gruppo di astronomi ha rinvenuto uno strano e anomalo comportamento frattale in una stella pulsante di colore bianco-blu. Questo potrebbe rappresentare il primo esempio di ciò che i teorici del caos chiamano attrattore strano non caotico. E oltretutto si discute anche se sia un fenomeno naturale o provocato da qualche avanzata intelligenza aliena. Stiamo parlando di cose un po' complicate, me ne rendo conto, quindi cerchiamo di fare un passo alla volta. Dunque, grazie ad una serie di osservazioni realizzate con il telescopio Kepler, un team di ricercatori dell'Università delle Hawaii, guidate da John Lindner, ha trovato che le oscillazioni di una stella sono in rapporto con il numero aureo, un numero irrazionale, ed è quello che state vedendo, e seguono quindi un modello frattale. Protagonista di questo lavoro è la stella RR Lyre, una variabile, cioè una stella pulsante che è stata osservata per diversi anni. I ricercatori hanno studiato le pulsazioni emesse da questa stella per 4 anni con intervalli di 30 minuti e hanno notato che il rapporto tra il numero di pulsazioni di ciascuna frequenza era pari a 1,618. Forse questo numero vi dice poco, ma è stranamente vicino al numero reale 1 più radical 5 fratto 2, comunemente nota come sezione aurea. I ricercatori si sono anche chiesti, spingendosi oltre, se queste pulsazioni così regolari fossero naturali o artefatte. Magari da qualche civiltà intelligente e molto avanzata che potrebbe sollecitare queste stelle con fasci di neutrini per modificare le loro emissioni e quindi trasmettere informazioni attraverso la galassia ed anche oltre. La sezione aurea rinvenuta nelle pulsazioni di questa stella si può trovare in natura, in tantissimi esempi, nella distribuzione di semi di un girasole, nell'evoluzione della spirale di una conchiglia, ma ce ne sono altri migliaia che si potrebbero fare, ma anche in oggetti di natura umana. Tutta l'architettura e l'arte ellenica è basata su questo numero. La sezione aurea rappresenta, fin dai tempi antichi, un canone estetico quasi divino. Affascina matematici, scienziati e artisti fin dai tempi di Pitagora ed Euclide. La connessione tra la sezione aurea e queste stelle variabili potrebbe avere un significato oppure essere una semplice coincidenza. Solo altri studi potranno smentire o confermare. Per chi volesse saperne di più e approfondire, come sempre vi lascio un po' di link interessanti nella descrizione di questo video. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando alla prossima.